Lo sbrogliamento è anche su Telegram. Cercalo per conoscere in anticipo gli argomenti dei prossimi video e tenerti aggiornato su tutte le attività. Ciao, sono Teresa Montesacchio ed oggi con lo sbrogliamento parliamo di onestà. L'onestà gioca un ruolo fondamentale nella vita economica e sociale. Se non vi fosse onestà, le promesse sarebbero vane, i contratti non rispettati e le tasse evase. Un gruppo di 145 volontari ha partecipato ad un gioco in cui bisognava mentire per massimizzare i guadagni. Nel 37% dei casi i partecipanti al gioco mentivano e l'8,5% dei volontari barava sempre ad ogni occasione. Il team di ricerca ha scoperto che effettuando una stimolazione magnetica transcranica per eccitare i neuroni della corteccia prefrontale e dorso laterale destra, i casi in cui i volontari baravano scendevano al 15%. Ma la tecnica funziona ferme restando alcune condizioni. Il vantaggio per il quale si mente deve essere materiale e deve favorire il soggetto stesso, non qualcun altro. Inoltre bisogna vivere già un conflitto interno. I bugiardi incalliti restano tali, anche con stimolazione elettromagnetica. Io sono Teresa Montesarchio e questo è lo sbrogliamento. E se vuoi saperne di più su mente e cervello, metti mi piace alla pagina Facebook e cerca lo sbrogliamento su Telegram. Ciao!